uccidere un altro compagno che solo per miracolo non ha avuto il cervello leso e quindi ha avuto salva la vita. Questo è un motivo molto semplice, molto elementare, comprensibile a tutti. A questo si unisce anche un motivo più di fondo, che è quello della riflessione che noi stiamo cercando di avere dopo questo episodio. Crediamo che sia un episodio enorme nel suo significato politico e anche nel suo senso più vergognoso, più esecrabile. Un episodio enorme che ci ha mostrato praticamente a che punto è arrivata la crisi di una certa sinistra rivoluzionaria, crisi che anche noi abbiamo vissuto, anche se in forme ovviamente diverse, radicalmente diverse da quella dell'MLS. Noi crediamo che esista oggi indubbiamente una interdipendenza tra il modo in cui il movimento lavoratore per il socialismo è organizzato, tra la linea ideologica e politica dell'MLS, cioè il suo modo di tenere insieme i militanti sull'ideologia, sulla disciplina, il fatto di vantarsi di essere un'organizzazione assolutamente impermeabile a qualsiasi ondata di critica che venga dai nuovi movimenti di massa, per esempio il fatto di vantarsi di essere un'organizzazione che non ha avuto niente a che fare col travaglio che il movimento femminista ha imposto anche traumaticamente alle altre organizzazioni della sinistra rivoluzionaria. Crediamo che da qui al fatto di considerare il diverso, il dissidente, come un nemico da massacrare anche quando questo si riveli necessario, ci sia una interdipendenza. Allora quello che noi proponiamo ai compagni oggi non è semplicemente di non attuare ritorsioni contro il movimento lavoratori per il socialismo. Mi sembra che questo ormai sia un dato di fatto. Nessun compagno di lotta continua, nessun compagno vicino a noi ha torto un capello, ma non soltanto ha torto un capello a militanti dell'MLS, ma nessuno di noi ha impedito di parlare nelle assemblee o di avere l'agibilità politica all'MLS. Crediamo che questa strada sarebbe la strada per rigenerare mostri uguali e contrari a quelli dell'MLS, a quei depravati che hanno colpito Fausto Pagliano in quel modo. Non ci interessa proseguire su questo terreno. In questo senso però non ci interessa nemmeno dichiarare tregue diplomatiche con questo modo di far politica e con questo modo di fare violenza, anche a noi risulta insopportabile. Noi facciamo appello non alle tavole rotonde tra le diverse forze politiche, facciamo appello invece a quelle decine di migliaia di compagni che a Milano ci sono, che per esempio ascoltano le radio libere, e questa è una delle forme della loro partecipazione, della vita collettiva della sinistra milanese, perché siano loro finalmente a prendere l'iniziativa, senza bisogno di delegare questa iniziativa alla mamma dell'organizzazione, qualunque essa sia, specie quelle più degenerate, ma non soltanto quelle degenerate nella forma dell'MLS, che siano finalmente loro a dire basta, a chiedere una svolta. Io credo per esempio che non è mettendo attorno ad un tavolo MLS ed autonomi, per dirne una, cioè quelli che hanno teorizzato e praticato la guerra per bande in queste settimane a Milano, che si riuscirà a porre la parola fine a questo stato di cose, perché vista la loro linea politica, vista la loro concezione della vita e della militanza, loro continueranno, anche nel caso che firmino una tregua o quel diavolo che si voglia fare, a agire in questo modo. L'unico deterrente reale che noi possiamo opporre a questo stato di cose non è quello della forza dei servizi d'ordine, ma è quello invece della rivolta morale, politica e umana di tutti quanti i compagni contro questo stato di cose. Rivolta che non passa attraverso anche, secondo me, queste tavole rotonde. Con questo naturalmente io concludo dicendo che noi non intendiamo con questo rompere i nostri rapporti con i compagni di Canale 96, il cui lavoro prezioso continuiamo a stimare e considerare. Crediamo che però andrebbe indirizzato in questa occasione forse nel chiedere ai compagni di base, ai compagni della sinistra, il modo in cui hanno vissuto questa vicenda. Ho finito. Va bene. Ecco, dunque, questo era il comunicato di Lotta Continua, come diciamo, che rifiutava di partecipare a questo dibattito. Noi invece pensavamo proprio che la nostra tavola rotonda potesse servire a un allentamento della tensione in questi giorni a Milano. Dibattito, evidentemente, l'avrete capito tutti, centrato sugli avvenimenti delle ultime 2 settimane, 10 giorni, sui fatti accaduti a Milano.
In studio questo pomeriggio abbiamo Buni del Movimento Lavoratore per il Socialismo, Saverio di Democrazia Proletaria, Enrico del PDUP Manifesto e Lulu del Collettivo Donne di Canale 96, che ha da dire qualcosa, forse già per incominciare. Sì, allora, il collettivo femminista di Canale 96, più vicino? Sì. Il collettivo femminista di Canale 96 decide di non partecipare al dibattito perché, punto primo, ribadisce il rifiuto dell'uso della violenza come prassi politica fra compagni, che noi riteniamo maschilista e fallocrate. Secondo, perché non ritiene questo un dibattito ma una farsa, con la quale si tenta di colmare il vuoto dovuto alla mancanza di confronto reale dell'interno del movimento. Vuoto che porta di fatto ad episodi come quelli che si sono appena verificati, ma che non sono affatto nuovi e continuano da ben 10 anni. Ecco, questo è il nostro comunicato delle donne del collettivo femminista di Canale 96. Dunque prendiamo atto anche di quest'altra presa di posizione. Vi ricordiamo che il dibattito avevamo cercato di fare un ponte radio, invece non è possibile per Radio Regione e Radio Radicale, che registreranno questi interventi e telefonate e rimanderanno la registrazione più tardi. Io e i compagni di Canale 96 abbiamo pensato di organizzare il dibattito su un giro di domande e aspettiamo evidentemente anche le telefonate degli ascoltatori. Pensavamo di cominciare con il compagno del Movimento Lavoratori per il Socialismo. A lui volevamo chiedere se è possibile in questa fase, in questi giorni, nel primo periodo almeno, un allentamento della tensione a Milano, se pensano che l'andamento che c'è stato tra i compagni del MLS di Autonomia Operaia possa cambiare nei prossimi giorni, però alla luce anche di quanto detto ieri in una conferenza stampa del Movimento Lavoratore per il Socialismo tenuta da Luca Caffiero. Luca Caffiero mi sembrava non fosse molto d'accordo su una prospettiva di questo tipo. Sentiamo cosa ci può dire il compagno Buni. Molto vicino al microfono. Sì. Si tratta di capire che cosa si intende per allentamento della tensione politica a Milano. Perché se è un discorso posto in questi termini, noi siamo per un allentamento di questa tensione, perché non siamo mai stati per costruire una tensione politica a Milano. Noi devi tenerli in mano. Scusate. Non siamo mai stati per costruire una tensione a Milano, non riteniamo di aver noi determinato una tensione a Milano e riteniamo che ciò che se è accaduto all'interno del movimento e questa tensione, questa incomprensione, questa rivolta che molti compagni e settori del movimento hanno avuto per questi episodi, derivi da certamente una carenza di dibattito politico e di chiarezza politica sui nodi di fondo che sono stati al centro delle vicende di queste settimane. Noi intendiamo lavorare per un chiarimento politico, così come è sempre stato nostro costume, al contrario di quanto molti ci attribuiscono, e in questo senso, se vogliamo chiamarlo così, intendiamo allentare questa tensione, cioè risolvere, chiarire, discutere, mobilitare i compagni, tutto il movimento, tutto lo schieramento d'opposizione attorno a questi temi di battaglia politica. È chiaro che se per allentamento della tensione, forse a questo ti riferivi citando la conferenza stampa, si dovesse intendere un allentamento della volontà politica di condurre avanti una battaglia politica contro un'offensiva reazionaria che in queste settimane si è sviluppata a Milano e in tutta Italia, dove questa offensiva reazionaria ha teso a colpire in particolar modo la nostra organizzazione su terreni anche di attacco diretto. Sono recentissimi gli episodi di ieri di la devastazione, l'incendio della sede della nostra federazione di Pisa e un'aggressione a un'iniziativa politica all'Università di Bari, nella quale si è anche sparato contro i nostri compagni, ma per non citare che gli ultimi, comunque per dare soltanto un esempio, dicevo, se per allentamento della tensione significa accettare che questo sia il metodo attraverso il quale si conduce, si deve subire un'offensiva reazionaria, beh, questo noi non intendiamo farlo, perché intendiamo portare avanti e condurre avanti una battaglia politica. Quindi io credo che la domanda dovrebbe sforzarsi di verdere sui nostri politici. Certo, vorremmo essere più precisi però allora. Tu pensi che questa offensiva reazionaria contro il Movimento Lavoratore per il Socialismo in generale in Italia, di questa offensiva ne faccia parte l'area dell'autonomia operaia che in questi giorni, come dite, si è scatenata contro di voi? Io credo esattamente di sì. Voglio dire che l'autonomia operaia organizzata, i settori organizzati dell'autonomia operaia
hanno svolto, ma con maggiore precisione in quest'ultimo periodo, su elementi specifici, ma possiamo individuare delle tendenze politiche ben precise da tempi in atto nel nostro paese, ad un ruolo esercitato da questi gruppi organizzati dall'autonomia operaia, che è stato quello di condurre azioni funzionali ad un'offensiva reazionaria. Noi ci riferiamo cioè a certe scelte politiche e ideologiche, ma anche pratiche, che si sono determinate sul terreno, per esempio, dello scontro con gli apparati dello Stato, sul terreno dello scontro armato, sul terreno della prevaricazione e dell'attacco all'autonomia del movimento, sul terreno della teorizzazione di forme di lotta e di obiettivi politici che sono al di fuori, contro il movimento, estranei alla sua prospettiva politica e in ultima analisi subalterni all'offensiva delle forze reazionarie. Credo che soltanto per fare un esempio di questi che io ho citato, ci riferiamo per esempio alla situazione politica romana, che è indicativa di questo terreno. La situazione politica romana ha visto un estendersi nella forma più vasta possibile dell'offensiva delle forze reazionarie, fino a vietare e eliminare ogni spazio fisico di iniziativa politica a Roma, grazie all'utilizzo della repressione, dei divieti di piazza, della legge reale e così via. Noi però non possiamo dimenticare che su questo terreno le forze della reazione hanno utilizzato, hanno contato su il ruolo esercitato da gruppi di provocatori dell'autonomia operaia, che scegliendo certi terreni di azione politica nella città hanno favorito, contribuito a determinare questa situazione politica attacco reazionaria. Senti, posso farti un pezzettino di domanda prima di passare a un po' di musica? Una cosa che gira molto a Milano in questo periodo è questa accusa di essere, diciamocelo francamente, la polizia della sinistra rivoluzionaria. Mi sembra che molti compagni abbiano in mente come movimento dell'autonomia del socialismo, sia oggi e prima il movimento studentesco, si è trovato al centro di molte, diciamo, screzi, battaglie con altri gruppi della sinistra a Milano. Purtroppo Milano ha una tradizione che non ha Roma, evidentemente, molte altre città in Italia, di battaglie tra i vari gruppi della sinistra rivoluzionaria. Tu che giudizio dai di questo umore che c'è in giro per Milano? Cioè essere al centro di molte battaglie? Essere al centro di molte battaglie è un discorso, essere considerato la polizia del movimento è un altro. Noi francamente non possiamo che rifiutare questo tipo di giudizio, finché questo tipo di giudizio non è sostanziato politicamente, perché se ci si attribuisce questo ruolo nella battaglia politica nei confronti di forze che operano in funzione dell'offensiva reazionaria è un discorso, se ci si attribuisce cose che sono al di fuori della nostra pratica politica è un altro, e questo non possiamo in nessun modo accettarlo. Quello che voglio chiarire è che dare un giudizio di polizia significa dare un giudizio di classe, non significa dare un giudizio generico su una pratica politica. La polizia è uno strumento del dominio della borghesia nel nostro paese. Se il ruolo che si attribuisce l'MLS è quello di essere uno strumento della borghesia nel nostro paese, questo deve essere, credo, sostanziato politicamente e giustificato, cosa che credo sia molto difficile. Ho capito. Dunque sono le 18:35, abbiamo gli interventi, attendiamo ancora delle telefonate. Intanto alcuni elementi informativi: abbiamo saputo da 5 minuti che i compagni che erano sotto processo al tribunale di Milano, i compagni arrestati sabato l'altro sabato durante la manifestazione a Milano, sono stati condannati entrambi a 10 mesi di carcere. Un'altra cosa che volevo dire è che i compagni che questo pomeriggio non vogliono intervenire al dibattito, cioè i compagni fanno riferimento all'area dell'autonomia operaia e lotta continua, interverranno invece a un dibattito organizzato sempre a Canale 96 venerdì sera a partire dalle 19:50 nell'ambito della rubrica repressione e controinformazione. Ci sarà appunto un dibattito in studio con autonomia operaia e lotta continua, più alcune testimonianze dei compagni feriti negli episodi della settimana scorsa. Abbiamo dunque in linea una telefonata, forse possiamo passare direttamente a questa. Ecco, allora, aspetta un attimo che mi tieni in onda. Sì. La telefonata, poi così, tira su. Ok, sei in onda. Pronto? Puoi parlare, sì. Dunque, niente, volevo dire solo questo, sono un compagno dell'MLS, preciso subito questo dato. E niente, volevo dire anche al compagno Buni che non sono assolutamente, cioè io ieri sera ero l'attivo quadri, sì, e non sono, diciamo, non sono d'accordo sull'impostazione che è stata data al dibattito rispetto al problema di cui si sta parlando, no? In che senso non sono d'accordo? Nel senso che non mi va bene come compagno dell'MLS che di questo problema, che oggettivamente è abbastanza grosso, si sia preferito parlarne direttamente in sede di attivo quadri provinciale aperto,
e non prima all'interno delle sezioni della nostra organizzazione, in modo che si potesse effettivamente sentire quali erano le opinioni dei compagni, senza dover invece, come è stato proposto per esempio nella mia sezione, che non sto a nominare per ovvi motivi, dire ok, adesso che abbiamo fatto l'attivo quadri provinciale, giovedì facciamo un bel attivo in sezione, aperto a tutti, così possiamo diciamo portare la parola che abbiamo appreso alle masse, quindi agli amici, ai compagni, ai conoscenti, eccetera. Avrei preferito sinceramente un dibattito magari anche chiuso, cioè soprattutto chiuso all'interno delle singole sezioni, anche per evitare le risatine che circolavano ieri sera in Bocconi a proposito di quel punto della reazione del compagno Bono, dove diceva si sono sentite voci in cui dicevano compagni sono usciti dall'organizzazione, lettere dalle sezioni di protesta al provinciale. Beh, io conosco almeno un compagno che è uscito dal movimento e almeno una sezione che ha inviato questa lettera, che ovviamente non sto ancora a fare nomi. Questa cosa, compagni, sinceramente mi spiace, in quanto io sono nel movimento da, diciamo, da 70-69, per cui niente, non sono d'accordo con queste pratiche, cari compagni, mi dispiace. Comunque intendo rimanere all'interno dell'organizzazione perché ci credo, penso che i compagni abbiano testa e cervello per capire anche un altro dato molto elementare, cioè che un dato reale, un problema reale come quello dell'autonomia operaia, non dobbiamo essere idealisti e pensare che nasca dalla testa di due compagni, che è sufficiente aprire, no? Per poi dire che le cose non esistono più, insomma, che le idee si cambiano cambiando le teste di chi le pensa, le idee si cambiano agendo nel concreto. E questa mi sembra una politica tipo idealista, quella che si stia portando avanti. Ho finito. Scusami, tu vuoi una risposta dal compagno Buni adesso? No, non necessariamente una risposta, volevo solo dire questo caso, questo dato, cioè se il compagno Buni mi può rispondere, se vuole, se non vuole, come crede, insomma, sono sempre pronto a parlare con tutti. Va bene, allora senti, ci liberi il telefono? Ci liberi il telefono, allora vediamo. Ciao. Tu cosa dici? Vuoi rispondere o possiamo passare oltre? Non so, vedi tu. Io la domanda vuoi rispondere è una domanda non so, io chiedevo al compagno che ha telefonato, non è un problema se io devo rispondere ai contenuti di quanto il compagno ha espresso. Francamente dovrei rifarmi ad una valutazione complessiva di tutta la conduzione degli avvenimenti di questa settimana, che non so se è l'elemento immediatamente richiesto. In ogni caso credo che il dibattito nella forma in cui è stato proposto dal compagno che è intervenuto, cioè un dibattito alla radio, è un dibattito di un intervento di un qualsiasi compagno al quale rispondo nel momento in cui partecipa al dibattito. Sì. Siccome non è costume della nostra organizzazione che il dibattito rifiuti i canali interni dell'organizzazione, che noi riteniamo siano l'unico modo per garantire la massima ampiezza del dibattito, credo che questo compagno, così come tutti i compagni dell'organizzazione, che in queste settimane, così come in ogni fase politica dell'attività, dell'iniziativa politica della nostra organizzazione, partecipano al suo dibattito, avrà e avranno tutti quanti modo, hanno tutti quanti modo di sviluppare il dibattito politico all'interno dell'organizzazione. Quindi io in questa sede non faccio un dibattito interno all'organizzazione, faccio un dibattito con tutti i compagni e dunque accolgo anche le critiche che questo compagno ha portato, alle quali non posso che rispondere nell'ambito, diciamo, delle valutazioni generali di tutti gli avvenimenti all'attenzione di questo dibattito. Ho capito, dunque passiamo al... Un altro... Chi, scusa? Radio Regione. Ah, vuole telefonare, ok. Allora, aspetta. Ecco, un attimo che devo metterti in onda. Ecco, pronto, sei in onda. Sì, grazie. Ma noi abbiamo, anzitutto, siamo collegati volentieri a questo dibattito con Canale 96, perché ci sembrava un'ottima occasione di... così, per, soprattutto per la Rete Nuova Sinistra, per fare un momentino luce e per fare un esame, di coscienza molto franco sul tema della violenza. Si sa che da tempo le organizzazioni come il Partito Comunista, la Federazione Giovanile Comunista, i Giovani Socialisti hanno posto questo problema della violenza come una pregiudiziale per continuare qualsiasi tipo di dialogo con gruppi come l'MLS o Lotta Continua, eccetera. Ora, quello che lascia perplessi anzitutto di questo dibattito è che il dibattito non si fa in pratica, perché abbiamo sentito queste deludenti prese di posizione in testa al dibattito, queste assenze clamorose. La seconda cosa è che questo episodio, ultimo di una lunghissima serie di episodi di violenza di Milano, e non parliamo solo dei fascisti sprangati, parliamo anche dei democratici sprangati, operai, dico che la cui testa si è spaccata a Milano negli ultimi 3 anni, 4 anni, e che dico sono un fatto quotidiano e di fronte al quale si sono
sono fatti in passato dei sottili distinguo. La testa di fascista si può aprire, la testa di democratico non si deve aprire, purtroppo ogni tanto ci scappa l'errore, ed è attraverso questa logica che a nostro avviso si è arrivati a questo epilogo. Dico, il Katanga, cosiddetto Katanga Corpo, non è un'invenzione di ieri, questo corpo paramilitare che faceva capo al movimento studentesco, e questa tradizione di organizzazione paramilitare nella manifestazione del movimento lavoratore del socialismo, poi, non è una cosa di ieri. Facciamo l'esempio del movimento del socialismo, che in questo momento è un momentino sotto accusa, ma secondo me la cosa non va riferita direttamente soltanto a questa organizzazione. Ora, quello che sarebbe interessante sentire dal rappresentante dell'MLS, e sarebbe stato interessante anche sentirlo dagli altri, è questa condanna esplicita della violenza, dell'aggressione all'avversario politico, sia esso di sinistra o sia esso di Comunione e Liberazione, perché i frutti di queste aggressioni isolate, feroci, barbare, sono questi poi, questi i frutti che si raccolgono, e strategia della tensione anche questa. Quindi a noi interesserebbe non tanto una diatriba su chi è stato a cominciare, sul fatto, cioè a questo punto ci interessa relativamente l'episodio specifico, anche se è gravissimo, e anzi ci sembra strano che nessuno l'abbia fatto prima, di portare la solidarietà al giovane pittore che sta perdendo un occhio in questo momento all'ospedale. Ma dico, a parte questo, ci interesserebbe sentire una condanna molto precisa, molto circoscritta, nei termini che ritiene di fare, da un rappresentante del movimento del socialismo che è in questo momento in studio. Va bene, senti, se non hai altro da aggiungere. Grazie, sì, abbiamo finito. Ecco, sì, però siccome facciamo un'altra tornata di domani più avanti, direi di andare avanti con il compagno di Democrazia Proletaria, che comunque può prendere atto di quanto detto da Radio Regione. In più io penso che sia molto difficile fare una domanda precisa al compagno di Democrazia Proletaria, in quanto non certo esterno alla situazione che si è creata in questi giorni a Milano, però io vorrei ricordare come Democrazia Proletaria oggi, Avanguardia Operaia tempo fa, è certo è stata al centro anche lei di episodi di violenza. Come si trova Democrazia Proletaria in questo momento? Relativamente staccata da queste cose, il quotidiano dei lavoratori nei giorni scorsi ha preso una posizione non certo di equidistanza, però una certa condanna l'ha presa. Cioè, cosa gira adesso per Democrazia Proletaria? Ma io vorrei risponderti partendo da una premessa, che è quella di valutare il comunicato di Lotta Continua, che io giudico in modo molto negativo, e spero che alcune frasi che siano contenute in questo comunicato siano contingenti, siano cioè dettate più da una reazione emotiva a caldo e non siano invece ormai una questione di linea politica. Alcune frasi peraltro mi lasciano abbastanza sconcertate, come rompere diplomaticamente con il Movimento Lavoratori per il Socialismo, che diventerebbe ridicolo visto le critiche che si fanno al Movimento Lavoratori per il Socialismo dal punto di vista della sua concezione della struttura organizzata e del partito. E poi mi lascia ancora più perplesso quell'altra frase in cui si dice umanamente rompere con i compagni e gli aderenti del Movimento Lavoratori per il Socialismo. Ecco, questa premessa io la faccio perché noi di Democrazia Proletaria crediamo che questi fatti possano essere l'occasione per un dibattito comune all'interno della sinistra che non escluda nessuno, e io credo che non debba escludere nemmeno alcune componenti se non l'intera autonomia operaia, per vedere di come ricomporre un'unità su basi nuove, valutando a fondo l'esperienza che abbiamo fatto questi anni e anche abbiamo fatto a Milano. Tu ricordavi ancora prima, come prima l'intervento che è venuto da Radio Regione diceva, l'esperienza della nuova sinistra a Milano è un'esperienza in cui frizioni, contraddizioni sono spesso esplose con scontri violenti. Io credo ed è evidente che tutti quanti dobbiamo ricomporre questa unità sapendo valutare questa esperienza con un senso critico, per cui io, per quel che rappresento all'interno di questo dibattito, non ho alcun dubbio nel sostenere che anche noi siamo spesso caduti all'interno di questa logica e che il modo nuovo per impostare questo dibattito sia quello di partire anche da una propria autocritica. Un'autocritica nostra ci deve essere, ma un'autocritica anche di chi, come Lotta Continua, non partecipa a questo dibattito avendo alle spalle esperienze non edificanti a sua volta, così come l'intero arco delle forze che oggi compongono la nuova sinistra. Io non credo che questo dibattito sia anche una farsa, dipende dai partecipanti se vogliono rendere questo dibattito una farsa o meno. Io credo che possa essere un modo anche per spingere il movimento. Certo, noi rappresentiamo un'influenza all'interno di un movimento, e credo a Milano neanche trascurabile come insieme di forze della nuova sinistra. Il fatto di ritrovarsi attorno a un tavolo, avendo eventualmente questo obiettivo, è un modo per spingere
questo movimento a dibattere e a prendere posizioni. Vuol dire far cadere quella tensione che tu dicevi all'inizio ponendo la domanda al compagno del Movimento Lavoratori per il Socialismo. Per cui qui dentro le responsabilità sono di tutti per aver perseguito certe pratiche, per aver concepito certe battaglie politiche in un certo modo. Ora però io credo che questo dibattito non possa, proprio per questi motivi, restare unicamente a un certo livello che rischia di scivolare continuamente. Io uso delle parole che magari non sono molto giuste, nell'intimismo io dico, di rifugiarsi all'interno di una concezione che non vede invece il piano politico di questi fatti e come questo dibattito si debba trasportare su un piano politico, perché le conseguenze peggiori di questi episodi le pagheremo sul piano politico. Io ho qui di fronte a me un articolo dell'Unità apparso ieri dal titolo abbastanza esplicito, il comune colore della barbarie, in cui si dice: l'uniformità aberrante dei metodi di lotta, il progressivo sfumare della violenza in un unico colore, quello della barbarie, derivano soprattutto da questa comunanza di obiettivo politico, da questo comune odio per la democrazia. Questo articolo, al di là del fatto che è dell'Unità e al di là del fatto che i giornali e la stampa della vecchia sinistra o quella borghese sono un riferimento per quello che facciamo abbastanza relativo, è anche un bilancio, comunque sia, questo articolo e queste cose che compaiono sui giornali della nostra esperienza come Nuova Sinistra. Ora, che contraccolpi politici? Io credo, compagni, che in questo momento, quando l'avversario intende portare avanti un disegno che è di criminalizzazione esplicita, noi non possiamo avere una logica nostra da doppi estremismi, perché saremmo ridicoli e saremmo paradossali. Noi non dobbiamo regalare nessuno all'avversario, quindi noi dobbiamo considerare come intorno a certe posizioni politiche che possiamo considerare aberranti, che possiamo considerare anche con alcuni aspetti espliciti di provocazioni, si raccolga un'area che può essere stretta o grande, ma che comunque sia un'area recuperabile a un discorso di opposizione. Noi non possiamo arrivare a nostra volta a fare una battaglia politica che magari politica non è e che oggettivamente criminalizza una serie di forze, le spinge ai margini del movimento, spinge al fatto che le contraddizioni, ad esempio, dei gruppi organizzati di autonomia operaia si risolvano con scelte che ci mettono tutti quanti in difficoltà, perché sappiamo quali sono poi le scelte che spingono certe contraddizioni, che sono scelte che vanno a sposare certe concezioni di lotta terroristiche allo Stato, ai fascisti e ad altri ancora, che, compagni, ci mettono in seria difficoltà, come ci hanno messo recenti episodi. Quello di Roma è un episodio emblematico. L'uccisione di due missini davanti a una sezione del Movimento Sociale Roma, sappiamo tutti in che difficoltà ci ha messo. Ecco, quindi io concludo questo primo intervento dicendo che le responsabilità sono di tutti. Facciamo una seria autocritica, andiamo a vedere la nostra esperienza, ricomponiamo un'unità su queste basi e, compagni, portiamo il discorso sul piano politico, perché è su questo piano politico che noi oggi stiamo pagando i prezzi maggiori. Scusami, posso farti una domanda brevissima prima di passare avanti? Quando manca il dibattito, effettivamente diciamo che gli aggettivi si sprecano e gli aggettivi, come sono sprecati in queste ultime settimane e nelle occasioni di questi scontri e frizioni, non sono mai mancati, hanno sempre allontanato il dibattito e il confronto. Per te questi aggettivi che si danno oggi, provocatore della polizia all'autonomia operaia e invece polizia della sinistra all'MLS, che valore hanno? Hanno il valore del momento, io credo. Rispetto ad autonomia operaia io vorrei dire e aggiungere una cosa, che un conto è considerare una linea politica con al suo interno possibili aspetti di provocazione oggettiva e un conto considerare la linea di autonomia operaia come una linea provocatoria, che poi significa associarla direttamente a un discorso di provocazione del nostro nemico di classe. E in questo modo critico anche quel manifesto del Movimento Lavoratori per il Socialismo apparso sui muri di Milano, in cui, a giudizio della manifestazione di sabato, quella studentesca, si diceva autonomia operaia di concerto con i carabinieri provocava gli scontri. Io credo che autonomia operaia sia una deviazione storica che ha le sue radici nella storia stessa della sinistra italiana e del movimento popolare. Ha una sua teoria, ha una sua linea politica, ha la capacità, proprio perché è una deviazione, di costruire anche oggettivamente delle provocazioni. Questo non significa che sia una linea provocatoria come
nel gergo della nuova sinistra si intende con questo termine. Quindi io ritengo che questi termini siano relativi e spero che non siano dei termini dettati da un giudizio, un'analisi politica a cui poi si faccia conseguire anche una coerenza politica. Ok, passiamo un po' di musica adesso? O c'è una telefonata? No. Passiamo avanti allora. Telefonata in onda, puoi andare. Pronto? Sì. Vorrei dire a tutti i gruppi di ricordare che la nuova sinistra non è fatta solo di giovani. C'è anche compagni che da anni li hanno sempre sostenuti e che davanti a queste cose silenziosamente si allontana senza dibattere niente. Nei vostri dibattiti non perdete di vista anche questi compagni di una certa età come me. Vi saluto. Va bene. Sempre canale 96, sono le 19 in punto al nostro orologio in questo momento. L'altro compagno in studio questa sera è Enrico del PDUP Manifesto. La domanda che ho pronta per lui è questa: ieri alla conferenza stampa Luca Cafiero mi sembra che si sia riferito abbastanza precisamente al vostro giornale in questi termini, mentre per il Quotidiano dei Lavoratori, la sua versione, la versione che il quotidiano dava dei fatti e dei protagonisti di questi avvenimenti, fosse stato abbastanza equilibrato, per voi invece aveva delle... Che succede? Per voi invece aveva delle critiche abbastanza pesanti, cioè vi accusava di non avere mantenuto alcuna equidistanza e anzi di avere parteggiato, avere avuto delle posizioni di parte in questi avvenimenti. Tu cosa ne dici? Beh, dico che in queste situazioni può darsi che una certa faziosità sia presente anche nei compagni nostri che scrivono il giornale, ma credo sia legittimata dalla gravità dei fatti che sono successi, anche se a Milano, per quello che mi ricordo, e ci sono da abbastanza tempo, non sono nuovi nella nuova sinistra questi fatti. Ma non credo che sia qui il caso di rispondere alle osservazioni di Cafiero. Noi siamo venuti qui e ci spiace che poi questo ha fatto ragionare i compagni stessi che ne sono stati protagonisti. Cioè la politica e la ragione dovrebbero prevalere e mi trovo d'accordo con coloro che rispondono che è una questione di contenuti. Ecco, non crediamo di essere qui a un tavolo diplomatico per delle trattative per sancire delle tregue. Noi crediamo che la lotta politica anche all'interno della nuova sinistra debba continuare, anzi dovrebbe trovare dei terreni migliori per esprimersi, facendo quello che veniva richiesto da una telefonata, un netto rifiuto della violenza come strumento di lotta politica. Questo è un punto credo importante, perché poi la violenza è una questione che è molto difficilmente divisibile e controllabile. Allora noi crediamo che per andare ai contenuti, uno dei problemi che vogliamo porre, e con la fermezza di cui siamo capaci, è che il risultato, questi risultati, provengono da una logica della sconfitta del movimento operaio italiano che sta invadendo le organizzazioni della nuova sinistra. Noi crediamo non solo l'autonomia, ma la stessa democrazia proletaria e il movimento dei lavoratori per il socialismo e per altri versi il Partito Comunista, vorrei dire anch'esso preda di questa logica della sconfitta, che è una sfiducia nelle capacità del movimento operaio italiano organizzato e cosciente, quanti altri mai non sono esistiti nella storia, di vincere, di passare nello scontro di classe che è aperto nel nostro paese. Questa logica della sconfitta fa alzare e dà una logica alle posizioni dell'autonomia, una logica diciamo così disperata ma non per questo meno logica, e fa alzare il livello dello scontro. C'è chi lo alza, chi ha anche al suo interno una doppia vita, chi alza questa logica dello scontro nel sindacato e chi la alza invece nella società. E il risultato è uno scollegamento dal movimento operaio
e il confermarsi della nuova sinistra come movimento giovanile che raccoglie ed esprime solamente la disgregazione del movimento giovanile che c'è oggi nel nostro paese. Ecco, io credo che questo sia uno dei problemi da porre. Quindi, per esempio, contenuti, una politica per i giovani, la questione del lavoro, della trasformazione della cultura, della scuola. Bene, li accenno solamente, ma ribadendo che su questi contenuti si apra il confronto, si faccia ancora più vivace la lotta politica nel rifiuto della violenza come strumento di lotta politica e tenendo proprio assumendo come criterio, quasi come preoccupazione principale che dobbiamo assumere, e ce lo ricordava, mi pare, la telefonata di quella compagna meno giovane, l'ultima telefonata credo, e cioè quale progetto di società traspare dalla nostra pratica, dalla nostra fisionomia, chi dovrebbe farsi governare da chi utilizza fra di loro la violenza, da chi utilizza la violenza come strumento di lotta politica. Voglio dire, una ottica di massa non può prescindere dall'assunzione di questo criterio. Le masse si faranno mai dirigere da chi usa come strumento di lotta politica all'interno stesso della sinistra della violenza più brutale? Ascolto di canale 96, il nostro numero di telefono è 860676 e c'è in corso il dibattito. Chi volesse telefonare, il telefono in questo istante è libero. Io credo che il nodo a questo punto sia abbastanza chiaro. Qui il compagno del manifesto ci ha appena detto non si usa violenza all'interno della sinistra rivoluzionaria. Il compagno di Democrazia Proletaria sembra sia stato abbastanza chiaro, intende quest'area dell'autonomia operaia, per quanto in grosse occasioni abbia sbagliato il tiro, abbia agito male, si è nell'ambito della sinistra rivoluzionaria. A questo punto la prospettiva non è molto rosea, perché a quanto mi sembra, a quanto mi pare, per il Movimento Lavoratore per il Socialismo questa autonomia operaia, l'area, non viene riconosciuta in questa sinistra rivoluzionaria. Ieri Cafiero è stato molto chiaro, un'altra volta quando il compagno del manifesto presente gli ha fatto una domanda, gli ha chiesto quale prospettiva c'è? Cafiero ha detto che si tratta di stabilire nell'usare violenza chi sia rivoluzionario o chi meno. Secondo te a cosa si riferiva Cafiero? Cioè la prospettiva per l'MLS e l'autonomia operaia qual è? Le sprangate ogni giorno, il corrersi dietro? Ma io credo che questa sia una domanda, permettimi, abbastanza faziosa, perché noi non abbiamo mai sostenuto né praticato che la violenza sia un metodo per risolvere il dibattito politico all'interno della sinistra rivoluzionaria. No, infatti, dirò di più, sosteniamo che la violenza sia un metodo di lotta politica per principio. Ad esempio, noi non utilizziamo la violenza come metodo di lotta all'interno della sinistra rivoluzionaria, né crediamo che il metodo per battere anche forze antagoniste rispetto allo sviluppo del movimento rivoluzionario, come noi riteniamo sia, rappresentino componenti organizzate dell'autonomia operaia, sia quello dell'uso sistematico della violenza. D'altra parte, permettimi di dire, se noi pensassimo questo, utilizzeremmo in modo sistematico la violenza contro qualsiasi bersaglio rappresentante del nemico di classe, mentre, se mi permetti, questa è poi semmai la logica di certe componenti dell'autonomia operaia che credono che oggi lo scontro con lo Stato lo si risolva nello scontro diretto con i suoi apparati repressivi in modo sistematico, prescindendo da qualsiasi valutazione politica, di fase, del ruolo politico, del tipo di scadenze e così via. Quindi noi non crediamo che la violenza sia un metodo per risolvere il dibattito in assistenza rivoluzionaria. Su questo bisogna essere certo, molto chiari. Mi sono spiegato male io. Non crediamo che la violenza di per sé sia uno strumento neanche per risolvere lo scontro col nemico di classe, perché noi crediamo che lo scontro col nemico di classe sarà risolutivo sul terreno della violenza. Su questo non ci sono dubbi, e su questo chiederei anche agli altri compagni di entrare nel merito, anche se mi rendo conto che è un problema che, diciamo, solleva un discorso strategico di ben altra portata, diciamo, rispetto ai temi. Quindi sicuramente lo scontro con il nemico di classe sarà risolutivo sul terreno della violenza. Noi crediamo che chi nega questo nega, secondo noi, non solo uno dei capisaldi dell'ideologia marxista-leninista, ma nega anche la storia, perché credo che situazioni politiche come quella, esperienze politiche come quella del Cile e così via, ne siano un esempio. Ma
quindi crediamo che quello sia un termine risolutivo, quindi oggi noi crediamo che la violenza sia uno strumento, un elemento della battaglia politica solo nella misura in cui diventa strumento di cui si impossessano le grandi masse con una coscienza politica per respingere di volta in volta terreni di attacco e di offensiva reazionaria. Questo è il nostro concetto, la nostra concezione della violenza, dunque non strumento di pratica politica, dunque cioè di pratica politica di per sé, diciamo così, né tantomeno strumento di una pratica politica minoritaria. Non crediamo che oggi ci sia un terreno risolutivo sul terreno della violenza, crediamo che la violenza sia una componente dello scontro politico nel momento in cui di questa si impossessano le masse e giudicando e valutando il momento, la fase e il tipo di risposta politica che le masse, l'opposizione richiedono nei confronti di un'offensiva ben specifica del nemico di classe. E credo che su questo terreno le esperienze storiche della battaglia antifascista, dei picchetti, dello sciopero, degli scontri con la polizia sono esempi storici dei quali noi crediamo di essere e ci riconosciamo come parte integrante di questa esperienza storica, ci riconosciamo, se permettete, anche come una componente che ha sempre cercato di condurre nella propria esperienza politica una battaglia su questi capisaldi, non su altri capisaldi che oggi qualcuno cerca di metterci in bocca. Ma se permettete, io volevo fare anche qualche considerazione, visto che le domande rivolte a me mi hanno impedito, diciamo, di dare una valutazione un po' in quello che io penso sia il nucleo centrale del dibattito di questa sera. Intanto sul senso di questo dibattito, io dico che se questo dibattito ha un senso, lo ha profondamente, perché questo dibattito ci dà la possibilità, e credo che lo dia a tutte, e per questo è particolarmente grave il fatto che da questo si sottraggano i compagni di lotta continua, dà a tutti la possibilità di individuare, togliendo, mi permetto, dal campo il sistema della calunnia che è stato utilizzato contro di noi, o elementi di questo tipo, togliendo dal capo elementi di questo tipo e individuando quali sono le divergenze politiche che stanno dietro alla divisione della sinistra rivoluzionaria oggi. Perché la divisione che si è determinata in questo modo odioso, indubbiamente, e odioso mi permetto di dirlo perché ha significato per i compagni della nostra organizzazione subire delle accuse che noi riteniamo del tutto ingiustificate, inesistenti, odioso perché ciò ha trascinato alcune organizzazioni in scelte come quella di lotta continua, di rompere appunto con questa formula che anch'io ritengo poco consona ai rapporti politici, alla pratica politica delle organizzazioni della sinistra rivoluzionaria, i rapporti con l'MLS. Odiosa per questi motivi, odiosa perché oltre a questo fatto che già di per sé è odioso, che sia per questi episodi che hanno sostanziato, hanno fatto scattare questi elementi, odiosa perché ciò ci impedisce di affrontare nel dibattito e anche nello scontro politico duro, nella battaglia politica chiara, nelle posizioni politiche espresse con chiarezza, quelle che sono le divergenze politiche di questo dibattito. Allora, noi crediamo ci siano delle grosse divergenze su questo terreno, che non riteniamo affatto antagonista nei confronti delle posizioni che esprime Lotta Continua, nella concezione che Lotta Continua ha della situazione politica attuale. Una concezione che a nostro avviso è quella che poi è anche teorizzata, di considerare la situazione di questi giorni, di questo periodo, di questa crisi di governo, dell'evoluzione della situazione politica italiana, come una situazione politica immobile, immobilizzata, una situazione di regime, come i compagni di Lotta Continua definiscono la situazione politica attuale. Sì. E questo, badiamo bene, compagni, non è un modo per uscire, diciamo così, dal dibattito, è un modo per sostanziare, a mio avviso, il fondo di questo dibattito, perché oggi teorizzare che la situazione politica italiana sia caratterizzata da un regime significa per conseguenza, ed è ciò che i compagni di Lotta Continua teorizzano, concepire lo sviluppo di un movimento di opposizione, il ruolo delle forze della sinistra rivoluzionaria come un ruolo marginale, come una ribellione spontanea e marginata rispetto al quadro politico e sociale. Questa concezione è quella che oggi impedisce, a nostro avviso, alle forze della sinistra rivoluzionaria di legarsi alle grandi masse nel loro complesso, di esprimere un progetto per le grandi masse, e qui c'è lo spazio politico alla deviazione storica dell'autonomia operaia. Qui c'è lo spazio ad una deviazione storica che, se sono d'accordo con Saverio, da questo punto di vista è una deviazione storica con delle sue radici nel movimento della sinistra rivoluzionaria, nella sua esperienza storica. Ha delle sue radici che vanno molto in là, perché noi pensiamo che certe, è visibile che certe teorizzazioni politiche
che sono presenti nell'area dell'autonomia operaia, hanno delle loro ramificazioni anche in altre organizzazioni della sinistra rivoluzionaria, la teoria del rifiuto del lavoro, una serie di concezioni politiche che ci sono all'interno di questa organizzazione, di queste organizzazioni, di questa corrente politica sono ramificate, hanno delle ramificazioni anche all'interno di tutta la sinistra rivoluzionaria. In questo senso è una deviazione ideologica e politica storica, una deviazione, mi permetto di dire, anche più radicata che rispetto alla sinistra rivoluzionaria, perché non possiamo dimenticare che un paio di mesi fa ci fu un convegno sull'operaismo nel Veneto, non ricordo se a Padova o dove, in cui alti esponenti dell'autonomia operaia del Partito Comunista si sono trovati assieme a discutere di temi di questo tipo e hanno trovato anche larghi elementi di convergenza su un riscoprire sotto formule diverse le concezioni dell'operaismo. Dunque è sì una deviazione storica, però compagni, su una deviazione storica si inseriscono, e questo non è la prima volta che succede né in Italia né nell'esperienza, crediamo, del proletariato internazionale, si inseriscono disegni del nemico di classe tesi a trasformare settori portatori di una deviazione storica in settori che favoriscono e contribuiscono direttamente ad un'aggressione diretta contro il movimento d'opposizione. Allora questa è la nostra analisi, che l'autonomia operaia rappresenta in questo senso una deviazione storica, nel senso cioè che afferma concezioni politiche e ideologiche estremamente ramificate, all'interno della quale dei gruppi organizzati determinano con le loro azioni, grazie a questa deviazione storica, un ruolo politico che è di provocazione, ma se vogliamo dirlo meglio, un ruolo politico di chi compie. Il dibattito che è stato mandato in onda fino adesso, e magari temo di scendere sul campo, cioè fino ho sentito tutta una serie di discorsi più o meno giustificabili, più o meno interessanti, però la cosa che mi ha lasciato molto strano è che è come se fosse un, non lo so, qualcosa che puzzasse, che dovesse rimanere nascosto. Non si è molto caduti sul merito dei fatti che sono successi in questi giorni, cioè non voglio scendere sul fatto delle ripicche da un lato o dall'altro, perché credo che non faccia maturare nessuno e non faccia andare avanti proprio nessuno, però è stato totalmente ignorato tutta una serie di cose, di fatti, di situazioni. Mi sembra che non lo so. A me non basta che venga detto che tutta una serie di, non so, le chiamiamo supposizioni, vengano definite calunnie dai compagni dell'MLS, perché è un passaggio un po' sopra. E come vorrei rivolgere un'unica domanda, cioè seguendo tutto quel discorso sulla violenza come lotta politica che diventa giusta nel momento in cui è una presa di coscienza da parte delle masse, viene praticata dalle masse, è una domanda molto provocatoria, però scusami è una maniera per far andare avanti un dibattito su un tono. Senti, questa domanda, vuoi che ti risponda qualcuno in particolare dei tre presenti? Tu stai ascoltando la radio? No, non riesco a sentirla perché è tutt'altra parte. Niente, volevamo chiederti se a questa tua domanda vuoi che ti risponda in particolare qualcuno che c'è qui in radio. Ma io faccio sì la domanda, poi chi vuole, chi porta la risposta la dia, non lo so. Io personalmente non la do, cioè penso che non esista, perché penso che, la mia domanda in sé, forse anche l'aggettivo è stato molto usato, è abusata, una domanda provocatoria. Cioè, la domanda praticamente è questa, in base a tutto questo discorso sulla violenza delle masse, erano masse quelle che hanno massacrato di botte un compagno l'altra sera? In che senso le hanno fatte avanzare se non erano masse ma erano loro rappresentanti? O se no chi erano? Erano gli spiriti della rivoluzione socialista o qualcos'altro? È tutto qua la mia domanda. Va bene, ti salutiamo, grazie. Ok, ciao. Beh, adesso qui decidiamo. Chi vuole rispondere? Ma io potrei non tanto abbozzare una risposta, ma cercare di far proseguire il dibattito su questa questione della violenza, perché mi sembra che la risposta poi si possa trarre anche da alcune considerazioni e possa apparire anche ovvia. Era provocatoria la domanda che poneva il compagno, come era abbastanza chiaro che la risposta fosse ovvia. Io credo che non si possa fare una condanna della violenza in modo astratto,
Io credo che si debba parlare della violenza come possibile mezzo di lotta politica, considerandolo come possibile, come mezzo di lotta politica, insieme ad altri, insieme ad altre possibili forme di lotta che è un movimento che i comunisti tradizionalmente portano avanti. Sicuramente non è il principale mezzo di lotta politico di questa fase, anche se è possibile. Basterebbe analizzare la fase in cui ci troviamo, basterebbe vedere l'indurimento di certe leggi repressive, lo stravolgimento stesso dello Stato di diritto che porta anche sulla stessa piazza di Milano l'impossibilità di manifestare e di esprimere il proprio dissenso. Di fronte a questo si pone la domanda condanna o meno della violenza, che poi in primo luogo condanna della violenza del nostro avversario, perché questa si chiama violenza. E allora io credo che il compagno dell'MLS avesse ragione quando dicesse che il problema della violenza non può essere mai disgiunto dal problema, che per noi è centrale come sinistra, della costruzione di un consenso, soprattutto all'interno di una fase come questa, in cui un grosso ombrello di forze politiche copre nella sostanza una serie di provvedimenti che possiamo chiaramente bollare come reazionari. E allora il problema della violenza è il problema della capacità che noi abbiamo di costruire, usando anche questo mezzo di lotta politica, consenso. La capacità che abbiamo con il nostro lavoro a tutti i livelli, sul piano ideologico, sul piano politico, sulla capacità di costruire alleanze sociali, di esprimere anche una risposta che si contrapponga in modo che è autodifesa rispetto alla violenza del nostro avversario. Noi siamo contro la violenza quando questa diventa la lotta per bande, soprattutto per un motivo, perché la lotta per bande espropria oggi, in questa fase, già dei possibili livelli da parte delle masse di confronto rispetto alla violenza statale e alla violenza del nostro avversario. Noi non rinneghiamo quindi la violenza, ci rifacciamo a certe tradizioni del movimento operaio e del movimento comunista e diciamo che la nostra è una lotta per la vita quando lottiamo contro i fascisti e contro il capitalismo. Diciamo che la lotta di classe non è un torneo cavalleresco, non è idilliaco. Io ricordo ancora molto bene la famosa frase di Allende prima di morire, che diceva: è la storia ignominiosa che si ripete di chi ha la ragione e non ha la forza. Il problema per la sinistra, a mio parere, è di unire la forza e la ragione insieme, e avendo quindi la possibilità di concepire la violenza come mezzo di lotta politica quando diventa mezzo di lotta politica per le masse, per i movimenti e in primo luogo per il movimento operaio. Ora quindi mi sembra chiaro che è attraverso questo tipo di considerazioni che io mi permetto di rispondere che è evidente che questa violenza, quando è nell'ambito della sinistra rivoluzionaria, non è sicuramente una violenza che possa essere rappresentativa di masse o di movimenti. È un qualcosa che noi oggi condanniamo, chiaramente, e diciamo che su questo tutte le forze fanno autocritica. Il Movimento Lavoratori per il Socialismo deve fare la sua, come Autonomia Operaia, come chi in passato è cascato all'interno di questa stessa logica che concepisce la lotta politica di contraddizioni che sono in seno alla sinistra come un qualcosa che diventa antagonistico, inconciliabile. Va bene, allora adesso abbiamo un'altra telefonata, la mandiamo in onda. Pronto? Ecco, puoi parlare. Sì, io volevo dire questo, a me sembra che non è stata risposta alla domanda di prima fatta dal compagno che ha telefonato, no? E è stato fatto un bel discorso su cui non mi esprimo, comunque non è stata risposta, forse perché di fatto non so chi è lì ha paura di rispondere, no? In particolare perché questa cosa qua coinvolge non solo quello dell'MLS, coinvolge anche gli altri, no? E io vorrei che si entrasse invece nel merito proprio di quello che è successo, e non facendo discorsi generali sulla violenza, che mi vanno anche bene, però di fatto a un discorso generale che può essere anche giusto sulla violenza politica e sull'uso che se ne fa, poi di fatto corrisponde da parte delle stesse persone una pratica che è completamente diversa, che è la pratica invece della guerra per bande. E quindi e questa cosa qui voglio dire, è successa da parte di tutti, no? E quindi vorrei che si entrasse nel merito dei fatti, proprio perché è sui fatti che vengono fuori le contraddizioni, no? E infatti credo che oggi come oggi la discriminante sia proprio su quello che è successo e sul giudizio da dare su quello che è successo, no? E non tanto su discorsi generali sulla violenza, perché poi di fatto nella pratica
anche chi fa questi bei discorsi, queste cose dello sprengare i compagni singoli le fa lo stesso, no? E quindi è su questa cosa qua, è su quello che è successo l'altra sera, sul compagno massacrato, che bisogna esprimersi e che in particolare chi ne ha delle precise responsabilità deve esprimersi e deve dire che cosa ne pensa, cioè anche se al limite può anche non so quanto mi interessi, perché non credo che si possa giustificare molto questa cosa, comunque vorrei sapere che cosa ne pensa, come pensa di giustificarla questa cosa, no? Va bene, vabbè, adesso ti facciamo dare la risposta, rimani da in onda un attimo, eh? Sì. E senti chi sei? Pronto? Senti chi sei? Guarda che non stai trasmettendo. Nel senso, ti sto chiedendo non a che gruppo, ma in che veste tu hai fatto questa, cioè hai detto, non è stata data la risposta. Cioè, da chi vuole la risposta, da chi diciamo? Da chi vuole la risposta? Dal compagno dell'MLS o dagli altri compagni che ci sono qui in studio? Comunque io intendo rispondere, perché indipendentemente da chi... In prima persona la vuole dal compagno dell'MLS. Ok, allora magari poi rispondo anche agli altri, se ne hanno voglia, poi cominciamo da Buni. Io intendo rispondere perché intendo fare alcune precisazioni e rispondere anche nel merito di questo modo di affrontare il dibattito di questi giorni. La mia risposta è che noi non abbiamo e non intendiamo praticare la guerra per bande per il semplice fatto che per noi non crediamo di essere una banda né di lottare contro una banda. In particolar modo non crediamo che l'autonomia operaia sia una banda, quindi non intendiamo trattarla come tale. La nostra lotta politica contro l'autonomia operaia è la lotta contro una forza che, ho già ripetuto, si è assunta il compito di esercitare delle azioni che sono puntello e funzionali all'offensiva delle forze reazionarie. Quindi da questo punto di vista noi ci siamo trovati, compagni, parliamoci molto chiaro, alla manifestazione di sabato 18, al corteo degli studenti medici c'erano molti compagni dell'MLS che vi partecipavano, uno di questi compagni, come sappiamo, è stato condannato oggi, appunto è stato detto, a 10 mesi, per essere stato coinvolto in quegli scontri. Noi in quegli scontri siamo stati coinvolti, lì abbiamo fatto, se posso dire, indirettamente uno scontro con l'autonomia operaia, non perché ci siamo scontrati con nessuno dell'autonomia operaia, ma perché ci siamo trovati a scontrarsi con i carabinieri. E qui non voglio fare un'equivalenza, sia molto chiaro, non vorrei che si equivocasse su questa mia definizione, ma ci siamo trovati, scusa ma forse arrivo a quello che tu pensi, ci siamo trovati a subire un'aggressione della polizia e dei carabinieri, a doverla respingere duramente con delle conseguenze di non piccola portata, in un momento in cui questa aggressione si è scatenata su un corteo, grazie a nostro avviso e inequivocabilmente a testimonianza di tutti i compagni che erano presenti a quella manifestazione, perché alcuni gruppi si sono assunti la responsabilità di fare di compiere azioni che erano al di fuori, estranee ai contenuti, all'impostazione, alla pratica, alla volontà del corteo, e su queste azioni si è scatenata l'aggressione poliziesca coinvolgendo il corteo. Quindi in questo senso voglio dire che noi non facciamo una guerra per bande, noi facciamo una battaglia politica, siamo parte integrante, noi riteniamo, di uno schieramento, di un ampio fronte di opposizione che deve oggi condurre una battaglia contro questa offensiva reazionaria, e nel momento in cui questa offensiva reazionaria ha al suo interno anche elementi e strumenti di quel tipo, ci troviamo anche a scontrarci su quel terreno. D'altra parte, gli episodi ai quali vi è stato fatto riferimento, io non posso evidentemente rispondere sulla base di un'impostazione che a mio avviso è completamente scorretta, insomma, fuori dalle mie possibilità, dall'impostazione di questo dibattito, perché qui, compagni, ciò che si richiede nella sostanza è di dover assumersi delle responsabilità solo per cercare di corrispondere all'immagine che qualcuno vuol dare della nostra organizzazione, e credo che questo io non posso farlo, perché queste responsabilità non le abbiamo, in particolare in quel grave episodio che è successo venerdì sera e venerdì notte al quartiere ticinese, e perché dunque non intendiamo, insomma, stare al gioco di chi cerca di utilizzare questi strumenti per condurre avanti la battaglia politica. Proprio prima dicevo che ciò che è più odioso è che per condurre una battaglia politica all'interno della sinistra rivoluzionaria ci si pari dietro queste cose, dietro un sistema di calunnie che noi non possiamo accettare. Quindi io da questo punto di vista non posso, evidentemente, ripeto, assumere delle responsabilità che compagni della mia organizzazione non hanno solo perché qualcuno vorrebbe
dare questa immagine dei compagni della mia organizzazione. Per finire, voglio dire che su questo terreno della violenza, purtroppo, siamo ancora largamente coinvolti. Lo accennavo già prima, in questi giorni si è scatenata nei confronti degli organismi, delle sedi, dei militanti del Movimento Lavoratori per il Socialismo in tutta Italia, un'offensiva di attacco violento, di aggressione diretta, che noi non intendiamo accettare, che noi rifiutiamo e sulla quale ci siamo trovati anche a doverla respingere, perché i compagni di Bari, lo dicevo prima, si sono trovati ad un'iniziativa politica all'università, credo ieri sera, un'iniziativa politica dove, tanto per fare un esempio, erano relatori personaggi come Macciò e Bonfantini, cioè compagni che tengono iniziative, e quello era il carattere di quell'iniziativa, sui problemi della scienza, sul ruolo della scienza in questa fase, della lotta politica e forze rivoluzionarie. Dunque un'iniziativa politica, mi permetto di dire, completamente fuori insomma dallo scontro diretto o faccende di questo tipo. I compagni hanno dovuto reagire ad un'aggressione dell'autonomia operaia, che a sua volta ha risposto con l'uso delle armi. Aggressioni di questo tipo stanno avvenendo in questi giorni ovunque, a Firenze e a Imperia e a Pisa sono state assaltate e si è tentato di incendiare le nostre sedi, a Venezia, a Bologna, a Roma, e oltre che a Bari ci sono stati compagni aggrediti. Noi su questo vogliamo essere molto chiari, così come non intendiamo praticare la guerra per bande, non intendiamo subire aggressioni di bande, così come non intendiamo subire nessun tipo di aggressione da questo punto di vista. E quindi da questo punto di vista noi rifiutiamo e vorremmo cercare di evitare di sottrarre qualsiasi compagno, qualsiasi settore dell'opposizione a questo utilizzo della violenza, però è chiaro che non siamo disposti, né noi né crediamo tutto il movimento, a subire violenze da nessuno. C'è un'altra telefonata in linea? Sì, certo. È già pronto qui? No. Questo? Gira ancora. Gira. La radio, mi raccomando, eh. Pronto? Pronto. Ecco, metti... Allontana la radio se ce l'hai vicino. Perché... O abbassa il volume. O abbassa leggermente il volume. Ecco, tutti questi discorsi si sono già sentiti molto nel corso di tutti i dibattiti che si sono fatti a posteriori di un fatto che era accaduto. Devi alzare la voce perché non ti si sente molto. Allora, in questo dibattito ho sentito molte parole che avevo già sentito in altri dibattiti che avvengono sempre a posteriori dopo che un caso più o meno tragico di violenza c'è, no? E va bene, alcune cose si continuano a ribadire, e va bene. Però in questo caso ci troviamo di fronte a un compagno, qui si sta parlando di lotta tra bande, per dire che un compagno, in questo ultimo caso, è stato picchiato duramente da compagni, no? Siamo all'interno del movimento. Quindi vuol dire che, dal discorso che ho capito prima, vuol dire che qualcuno si è arrogato il diritto di ritenere che all'interno del movimento ci siano alcuni che hanno, giustamente si chiamano compagni, e altri che invece non si chiamano compagni. Ora io credo che una cosa del genere può dirla soltanto tutto il movimento, chi è compagno, chi non è compagno, in base a una serie di fatti, ma non certo un gruppo può giustificare un'aggressione, per esempio, dato che questa aggressione c'è stata, non posso giustificare un'aggressione dicendo che però questa era violenza contro qualcuno che in realtà era ormai passato dall'altra parte, cioè non faceva altro che essere reazionario, essere negativo per il movimento, no? Quindi io ripeto, è tutto il movimento cosa mai che decide queste cose. E poi volevo dire un'altra cosa, credo che tutti i gruppi che ci sono in studio, e non solo in studio, che ci sono sulle piazze, tutti i gruppi composti da maschi, movimenti prevalentemente maschili, che hanno ancora una struttura maschile, continuano a dire che loro non fanno uso di violenza, sto parlando di una violenza specifica, non in astratto, cioè una violenza di un certo tipo, no? Una violenza che tiene conto delle condizioni, una violenza di risposta alla violenza del sistema, dicono che non ne fanno uso e continuano a sbandierarlo, in realtà poi ogni volta si vedono dei fatti contrari, quindi si dà per scontato qualche cosa che in realtà non è scontato, quindi probabilmente è sulla violenza, sull'uso e non uso della violenza che ancora una volta questi
e maschilisti si devono confrontare. Ecco, io ho finito il mio intervento. Va bene, grazie. Ma scusa, io vorrei dire una cosa, tanto per chiarire l'atmosfera del dibattito. Ho cercato proprio di non centrare la discussione sui singoli fatti, perché la presa di posizione dell'MLS è stata molto chiara. Cioè, rispetto all'ultimo fatto del pittore sprangato di Lotta Continua, non c'entrano, hanno rifiutato questa responsabilità. Quindi, se il dibattito viene puntato ancora su questo fatto preciso e particolare, non ne caviamo assolutamente niente. Io, se non ci sono altre telefonate, girerei però a questo punto, siccome il compagno dell'MLS è sottoposto a questo giro di telefonate e interventi, rigiderei la stessa domanda che ho fatto prima, però forse non mi ha capito. Questa sinistra rivoluzionaria, tu dici che l'autonomia operaia è inserita in questo fronte di reazionario che sta sviluppando la reazione in Italia. Dunque però credo che la compagna che ha telefonato prima così come un lampo ha detto le sue cose ma non ha fatto una domanda, no? Credo che si aspetti la stessa cosa che forse mi aspetto io e tanti altri compagni, cioè che da domani, da stasera non si parli di violenze e di pestaggi. Secondo te è possibile da domani, da dopodomani, da stasera che non si parli di pestaggi in nessuna città italiana? Però tenendo conto che il compagno Caffiero ieri ha detto siete impegnati nella autodifesa militante delle vostre persone e delle vostre sedi, nella vigilanza delle vostre sedi, dunque il pericolo sarà reale ancora. Che cosa pensi possa succedere da domani? Non c'è qui nessuno di autonomia operaia o dell'area che possa prendersi un impegno per rispettare una qualunque tregua, una qualunque pace fra questi gruppi della sinistra. Sta di fatto che voi, è qui che dicevo prima la domanda prima, voi non considerate autonomia operaia nella sinistra rivoluzionaria, quindi a un certo punto se il dibattito scade, se non ci sia modo di confronto, la violenza sarà usata. Ho già detto che noi non intendiamo utilizzare sistematicamente il metodo della violenza nei confronti di nessun aspetto del nemico di classe. Ho già detto che certamente Comunione e Liberazione, la Democrazia Cristiana, la polizia e gli apparati dello Stato, nessuno passerebbe mai in testa di considerarli all'interno della sinistra rivoluzionaria, né tantomeno a me evidentemente. E ciò nonostante noi non utilizziamo il metodo della violenza sistematica contro questi elementi, noi usiamo la violenza nel momento in cui questi elementi, questi settori del fronte reazionario, questi settori, questi strumenti del dominio della borghesia e della sua aggressione contro le masse popolari si riversano contro appunto le masse, si riversano contro le sue organizzazioni, le componenti rivoluzionarie, contro l'MLS, e quindi in questo caso evidentemente noi ci difendiamo. Cioè, voi siete in una posizione di difesa, vuoi dire? La posizione è di difesa, se tu intendi per difesa il fatto che noi intendiamo continuare a difendere noi stessi, l'organizzazione, le iniziative politiche dell'organizzazione, le iniziative politiche alle quali noi contribuiamo, e che contribuiamo insieme alle altre organizzazioni e al resto del movimento ad autodifendere, così come abbiamo contribuito ad autodifendere il corteo di sabato 18 e in passato molte altre cose. Se per difensiva tu intendi dire che noi rinunciamo ad una battaglia politica contro l'offensiva reazionaria e anche contro questa componente specifica dell'offensiva reazionaria, dico di no. Noi non stiamo sulla difensiva, noi siamo all'offensiva da questo punto di vista. Un'offensiva che, ripeto, prevede in questa fase, in primo luogo, la capacità, l'acquisizione di larghe masse del significato politico di questa offensiva reazionaria. E credo che in questo senso ci stiamo già muovendo, insieme con i compagni anche di Avanguardia Operaia e molte altre organizzazioni di masse democratiche a Milano, stiamo preparando per questo sabato pomeriggio una grossa assemblea popolare a Milano sulle conseguenze di certi episodi politici a Milano, legate ad un livello di offensiva delle forze reazionarie a livello nazionale, in particolare sul divieto di manifestazione a Milano. Dunque, come vedi, noi siamo all'offensiva e all'offensiva in questo senso continuiamo a volerci essere. Ho capito, forse c'è una telefonata? Dunque, è Radio Radicale. Sì. Comunque allora, intanto che Lulu parla con Radio Radicale, una domanda per il compagno del Gruppo Manifesto, cioè diciamo che la rigiro. Le compagne del collettivo femminista hanno parlato di fallocrazia, la compagna che ha telefonato poco fa ha parlato di gruppi maschilisti. Tu rispetto a queste prese di posizione che cosa ne dici? Dimmi. Ma penso che se in questo modo, forse sbaglio, ma si intende portare una
critica al maschilismo che investe tutta la società, su cui è improntata, insomma, le critiche che fanno le compagne femministe a una società maschilista come è quella nella quale siamo, colga il vero, e colga anche il vero quando rispetto a questo problema, fallocrazia e maschilismo, sembrano inserire le critiche di queste compagne anche una critica al privato dei compagni che hanno in questi anni, a mio modo di vedere, praticato una milizia politica che distorceva il loro, diciamo quasi il loro essere umano. Tutti abbiamo praticato questa milizia politica ed è quella milizia politica che la Nuova Sinistra credo anche come suo vanto, ci sono due aspetti sempre in ogni questione, ed è una milizia politica con una dedizione totale, una milizia di tutto il tempo, di tutta la propria giornata dedicata al proprio ideale, al dare battaglia per la propria idea politica. Ecco, credo che nel privato di questi compagni si sia prodotta una rottura, nel privato di tutti noi, dico sempre questi compagni ma ci sono dentro anch'io, è una rottura che mi pare un po' questa, anche se questo tema non mi è facile da affrontare. Ed è che troppo spesso una dedizione totale alla causa, per usare le frasi retoriche, porta a una forma di autoritarismo di chi ha questa dedizione totale alla causa, una forma di autoritarismo di se stesso verso gli altri e del proprio gruppo verso le masse. Perché si chiede agli altri di essere perlomeno impegnati, fedeltà al partito e alla causa, dedizione totale come lo siamo noi, e quando questi altri non lo sono, ne deriva un autocompiacimento per se stesso e una forma di autoritarismo. Credo che questo sia uno dei problemi che può uscire anche da un dibattito che non lo tocca, che forse ha torto solo di sfuggita, ma uno dei problemi che anche impregna di sé questo autoritarismo, impregna di sé anche i servizi d'ordine. Io adesso i più recenti non li conosco, conosco quelli di una volta, cioè di solo qualche anno fa, e insomma nel quale la violenza che veniva esercitata di difesa quasi sempre, e però si tramutava troppo spesso, e non sto a dire i nomi dei gruppi perché da chi ascolta queste radio sono tutti conosciuti, anche in una forma di autoritarismo, di integralismo rispetto agli altri gruppi politici. Gli scontri che ci sono stati fra gruppi della Nuova Sinistra a Milano, dicevano tutti, non sono storia recente. Credo che questa forma di maschilismo autoritario che abbiamo tutti portato in noi nella milizia politica degli anni passati sia poi una ragione anche della crisi della Nuova Sinistra e proprio della crisi della militanza che io credo tutti i gruppi poi osservano. Adesso mi sorridevo anche, mi scusi, il compagno del Movimento dei Lavoratori del Socialismo quando telefonava appena dopo che avevamo detto che questo era un gruppo politico di grande compattezza e solidità, subito arriva una telefonata in cui un compagno dice: guarda, io non sono compatto, io mi scompatto dalla... Ecco, quindi vuol dire che sono problemi reali. Volevo però dare una risposta a quel compagno che aveva chiesto: erano le masse quelle che hanno massacrato Fausto Pagliano? Beh, io sono sicuro di una cosa, non so assolutamente chi possa essere stato, ma non erano le masse. Può darsi che fossero compagni che pensavano di agire in nome delle masse, e qui ritorno a una cosa che dicevo all'inizio, ed è lo scollegamento che purtroppo la Nuova Sinistra ha con il movimento di massa reale, sul quale poi passa il Partito Comunista, passa sulla sconfitta, voglio dire, del movimento, e questo scollegamento insomma è poi quello che è l'aspetto più grave della
della situazione attuale di questi giorni. C'è una telefonata. Sì, vediamo. Allora, puoi parlare? Vabbè, dico subito, sono appunto un compagno di DP uscito dall'MS nel 72. Secondo me qui non si è ancora toccato un problema che è centrale. La figura e la pratica di autonomia operaia che secondo me è stalinista, come poi è stalinista la risposta dell'MLS. Per cui, quando autonomia non accetta la dialettica all'interno del movimento, lo vediamo nelle assemblee, lo vediamo in piazza, è qui che dobbiamo cominciare a affrontare i rapporti all'interno delle organizzazioni. Se noi continuiamo a condannare di qua, a condannare di là, senza prendere visione delle varie figure delle organizzazioni, senza capire che ruolo hanno in questa situazione politica, stiamo qui ancora a giocare come si giocava a guardie ladri. Per cui, appunto, bisogna cominciare ad affrontare questo problema. Autonomia operaia, quando? Anche sabato l'abbiamo visto in tutte le manifestazioni da quando è nata autonomia operaia. Se prima facevano gli espropri, i dati delle manifestazioni, che poi chiaramente i giornali borghesi facevano scadere il livello di lotta che le manifestazioni avevano. L'abbiamo visto anche la pratica, la preparazione dell'ultima manifestazione sfociata in questa, secondo me, provocazione nei confronti del movimento da parte di autonomia, in cui si è voluto portare avanti questo sei politico, che secondo me è una cazzata. È una cazzata nel fatto che non dobbiamo lottare per questa piccola cosa, che è un passo indietro, è un passo indietro nel momento in cui noi non dobbiamo chiedere un 6, ma dobbiamo chiedere altre cose, quello che lo Stato e così via non ci dà. Per cui quando autonomia operaia non fa altro che portare, sì, è giusto che ogni organizzazione nei momenti di dibattito porti la propria linea, ma ci sia poi a un certo punto un momento di fusione di queste delle varie posizioni, e a quel punto lì tutte le organizzazioni devono attenersi, se no a questo punto dopo succedono gli scontri, succedono queste cazzate qui, che è inutile che ce le dobbiamo sentire in un momento politico in cui, se andiamo avanti così, cioè alla borghesia gli va bene questi scazzi tra di noi, perché non gliene frega un cazzo. Va benissimo che nel 73 era l'MLS a combattere avanguardia operaia perché aveva cominciato ad avere un ruolo nelle scuole e vedeva perdere questa egemonia. Bisogna finirla, secondo me, con queste cose, perché veramente cosa andiamo a dire alla gente oggi? È giusto quel compagno che diceva, come facciamo a farsi governare da questi casini? Avrei finito. Bene, grazie. Ciao. Saverio aveva qualcosa da dire prima, però io vorrei anche ricordare ancora questo elemento tirato fuori dalle compagne, sia la fallocrazia che le organizzazioni maschiliste. Cerchiamo di entrare anche nel merito brevemente, se possibile, a questa cosa. Se parto magari prima proprio da questo. Come vuoi. Nel senso che un discorso sulla violenza, a mio parere, non può non considerare evidentemente alcuni aspetti della violenza che possono esistere nel rapporto uomo-donna, come pure nei rapporti interpersonali, come comunque sia in una sfera che le femministe giustamente chiamano del privato. Ora il problema è, quando si affrontano queste cose, di vedere all'interno dove le collochiamo, non per fare un discorso di priorità, ma per individuare un modo per riuscire ad affrontare anche questi problemi che possiamo appunto etichettare come problemi che riguardano la violenza. E io credo che il modo per affrontarlo sia magari quello di dire se all'interno di certi episodi di lotta a Milano, all'interno della nuova sinistra, si possono o meno esprimere anche possibili visioni del mondo. Se anche all'interno di queste lotte, che appaiono magari così restringibili ad alcuni episodi, passi in realtà una visione del mondo e un'interpretazione, passi anche un'analisi, se vogliamo così dirla, politica. Vabbè, io non sono d'accordo con il compagno del manifesto, nel senso che il problema non è del fare meno politica e riuscire a realizzare così eventualmente una condizione migliore di rapporti che deriverebbero più o meno da un presunto autoritarismo di chi fa milizia politica in un certo modo, si dice, a tempo pieno. Il problema, io credo, a partire da queste considerazioni, e per rivolgere anche sulla base della telefonata appena fatta dal compagno di DP, ai compagni del Movimento Lavoratori per il Socialismo una serie di domande, proprio a partire da questo, proprio per vedere che possibile visione del mondo vi sta dietro
a episodi di lotta di questo tipo e soprattutto che cosa dietro a questi episodi vi è come analisi anche della fase. Per cui io credo che la domanda che prima si poneva vada un poco meglio articolata. Tu dicevi, Bunni, vi sono tra noi l'autonomia operaia delle divergenze politiche e mi fa piacere che usi il termine divergenze politiche, come mi ha fatto piacere il fatto che tu hai usato il termine deviazione storica. Io ti dico, allora, autonomia operaia, al di là del fatto che io non escludo che all'interno delle proprie iniziative politiche si inseriscono elementi di provocazione, magari anche soggettiva, che ci vengono dall'avversario, se tu appunto non consideri autonomia operaia come un qualcosa, una forza politica con cui è necessario fare una battaglia politica che si mantenga comunque sia all'interno di una lotta che è una lotta che tradizionalmente all'interno della sinistra ha assunto certe forme di critica, una forma dialettica di confronto, il che non esclude, e ripeto e tengo a sottolinearlo evidentemente, il fatto che la dialettica significa anarchia, per cui autonomia operaia, non rispettando certe decisioni del movimento, può benissimo stravolgerle. È chiaro che poi i movimenti che decidono appunto chi è compagno o meno, decidono anche di scelte e hanno il diritto sacrosanto di difendere queste scelte e di organizzarsi perché queste decisioni siano rispettate. Però autonomia operaia, visto l'intervento che hai fatto prima, che a mio parere rischia di non spostare niente, che cosa significa nel vostro giudizio? Che analisi ne date? Come pensate di rapportare autonomia operaia al problema del movimento del 77? Noi crediamo che il movimento del 77 vada salvaguardato, vada sviluppato anche per un motivo, perché attraverso di esso si salva anche una serie di spazi di democrazia, si fa una lotta concreta per la democrazia. Il crollo del movimento del 77 significa in Italia l'ingigantirsi di una serie di posizioni terroristiche o avventuriste o che possono essere ricondotte a questa deviazione storica. Il salvaguardare e sviluppare questo movimento con una battaglia politica corretta all'interno delle sue componenti significa anche fare una battaglia politica più ampia in difesa della democrazia. Siccome mi preoccupa il vostro giudizio su autonomia operaia, io vorrei che tu lo esplicitassi bene, nel senso che poi capiamo anche meglio che tipo di battaglia politica voi fate, non escludendo, ponendoti questa domanda, anche quella che ti ponevo prima, se vogliamo così, di carattere ideale, ma che non lo è in fin dei conti. Dentro a questi episodi, voi non pensate che passi anche una visione, al di là della battaglia politica e dell'analisi della fase, una visione più complessiva del mondo che bisognerebbe come sinistra costruire? Allora, un blocchetto di domande per il compagno Bunni, se non arrivano altre telefonate, perché mancano 6 minuti alle 8 e deve andare in onda il radiogiornale. Blocchetto di domande, allora, queste di Saverio, io ne avrei un'altra, tanto per chiudere, diciamo che Bunni parla per ultimo, a questo punto se il compagno manifesta non altre domande, questa. Tutto è nato, secondo me, questo dibattito, questo scontro che c'è stato a Milano, dalle sprangate a questo compagno di Pagliano. Tu umanamente che giudizio dai di chi ha picchiato il compagno Pagliano? Sappiamo che dite che non c'entrate niente, però a questo punto dimmi chi è stato, come va giudicato. E poi il compagno del manifesto? Sì, prendi il microfono. Così poi finisce lui. Ok. Allora, io una breve risposta al compagno di Democrazia Proletaria. Io non dicevo di fare meno politica, dicevo di fare politica in modo diverso. E lo esprimo proprio rapidamente per lasciare i minuti al compagno del Movimento Studentesco. Non si può fare il rivoluzionario fuori, fare la rivoluzione fuori, per esempio, uno dei temi che ci hanno portato le femministe, e poi fare la repressione in casa, picchiare la moglie. Ecco, questa è stata una scissione tra il nostro privato e la nostra milizia, virgolette, rivoluzionaria, che non solo ha messo in crisi molti di noi, molti compagni della nuova sinistra, ma ha fatto deviare in modo non rivoluzionario, sempre tra virgolette, in modo non politico la nostra stessa milizia politica. Io credo che sia questo il problema che ci è stato posto e che questo problema dobbiamo affrontarlo e risolverlo, quindi non meno politica, ma un modo di vivere sostanzialmente da rivoluzionario, sia nel momento in cui si fa la politica sia nel momento in cui si è un privato cittadino. La domanda è
Un'altra osservazione, per esempio, il compagno di Democrazia Proletaria condivideva l'affermazione deviazione storica rispetto all'autonomia operaia. Bene, io invece non la condivido perché non riesco a capire l'autonomia da che cosa ha deviato e non sono per niente qui a giustificare l'autonomia, ma vorrei sapere se ha deviato dal leninismo, dal maoismo o se per caso ha deviato dalla linea del Movimento dei Lavoratori per il Socialismo. Questo è, ci dobbiamo. Invece la condanna dell'autonomia operaia, credo che anche gli altri compagni della faccia, va fatta su oggi la situazione italiana, come si colloca l'autonomia in questa situazione. Obiettivamente è chiaro, il terreno della violenza scelto dall'autonomia non permette un collegamento tra queste forze e il movimento operaio, mentre ci sarebbero le possibilità di un collegamento, perché non è vero che la classe operaia condivide il lavoro che vive nelle fabbriche, così come i giovani vogliono modificare questo modo di lavorare, questo modo di vivere. Pensare che la classe operaia sia soddisfatta di quel modo di lavorare, di quel modo di vivere, è un errore, questo forse si può dire storico, per dire che è un errore grave, che impedisce un collegamento e spostando il terreno sul piano della violenza provoca un danno gravissimo al movimento operaio italiano. Credo che cominciamo una critica e un isolamento dell'autonomia su questi terreni. L'impegno che io chiedevo e la domanda che faccio è se siamo qui disposti, noi disarmati, gli altri un po' più armati per difendersi, a garantire la democrazia laddove noi ci siamo, nelle scuole, nelle fabbriche e anche fuori, garantire a tutti di parlare, e dico a tutti, non è divisibile la democrazia. Credo che se proprio il capitalismo, che è in questa grave crisi, ha bisogno di accrescere l'autoritarismo dello Stato, l'errore profondo sarebbe di copiarlo nella gestione del defetto di movimento che noi ci troviamo a gestire, e sarebbe un errore, ed è un errore gravissimo, scendere sul terreno della violenza, che non solo è borghese, perché abbiamo sempre detto che è borghese, ma perché corrisponde a un disegno di restaurazione e di crescita del potere capitalistico, di una linea capitalistica di uscita dalla crisi in questa fase. È per questo che oggi il capitalismo esprime violenza e noi dobbiamo scegliere il terreno della democrazia. Chiedo questo impegno laddove noi siamo a gestire degli spazi di movimento. Allora mancano 3 minuti alle 8, Buni, sei l'ultimo, devo chiederti di essere il più breve possibile. Francamente è una richiesta che cercherò di soddisfare con difficoltà, visto che dunque io credevo di essere stato molto chiaro rispetto all'autonomia operaia e francamente non sono penso di non poter di molto riuscire a spiegare ulteriormente l'impostazione che ho dato. Io ho parlato di deviazione storica, cioè di quell'ideologia che sta dietro i gruppi organizzati dall'autonomia operaia, un'ideologia che è una deviazione storica, ho già detto, ramificata anche al di fuori dell'autonomia operaia. Ho parlato poi per esempio della teoria del rifiuto del lavoro, ho parlato delle teorie degli espropri, si può parlare di decine di altre teorie di impostazioni politiche e ideologiche che l'autonomia operaia ha. E in questo senso è una deviazione storica che ha delle radici ideologiche che vanno molto indietro, insomma, storicamente potremmo fare, non lo faccio, un'analisi su come l'autonomia operaia ha sviluppato la sua ideologia, il suo pensiero e le sue correnti politiche interne. Ho detto che una deviazione storica di questo tipo, cioè basata su un'ideologia che a mio avviso non è rivoluzionaria, ma è controrivoluzionaria, perché oggi per esempio teorizzare il rifiuto del lavoro significa, compagni, non condurre una battaglia politica contro l'organizzazione capitalistica del lavoro nella realtà, significa sottrarsi a un compito storico della classe operaia per le sue prospettive rivoluzionarie. Dunque in questo senso è su questa ideologia che si innesta il ruolo di provocazione dell'autonomia operaia. Quindi io faccio in questo senso una distinzione, se piace al compagno Saverio, e dico che i gruppi organizzati dall'autonomia operaia hanno assunto storicamente oggi, non per esempio 3 anni fa, per ipotesi, perché evidentemente vi è un fenomeno oggettivo nello sviluppo della lotta di classe e non sempre e non soltanto soggettivo nello sviluppo della lotta di classe. Quindi io dico, in questa fase politica, questi gruppi organizzati dall'autonomia operaia, innestandosi su un'ideologia politica che io giudico non rivoluzionaria ma controrivoluzionaria, assumono un ruolo diretto all'interno dell'offensiva reazionaria.
Io credo che queste cose siano molto chiare, in questo senso noi conduciamo, sì, una battaglia politica e ideologica contro questa deviazione storica, sì. Ciò che non è scisso, evidentemente, dal condurre all'interno di una battaglia politica contro l'offensiva reazionaria una risposta politica e militante anche nel momento in cui questa offensiva reazionaria utilizza questo tipo di strumenti. Quanto alla democrazia nel movimento, io credo che questo sia un contenuto decisivo e fondamentale dei compiti delle forze rivoluzionarie. Io credo che da questo punto di vista forse sono meno così piattamente, do un giudizio meno piatto sul movimento del 77 di quanto non dava Saverio poco fa, perché a mio avviso nel movimento del 77, nella sua positività, si sono innestate sulla base anche di spesso un impoverimento dei suoi contenuti politici in alcune sue fasi, uno spazio a ledere l'autonomia e la democrazia del movimento. Oggi nelle assemblee, proprio in questi giorni, si sente dire chi deve dire, chi decide nel movimento. Io ho l'impressione che chi continua a ripetere questo continua a svendere gli unici organismi che fino ad oggi io considero rappresentativi reali del movimento, cioè le assemblee degli studenti. Quando dico un'assemblea di studenti non dico 50 che si riuniscono in aula e dicono di parlare a nome degli studenti, parlo delle assemblee degli studenti, in questo senso inequivocabilmente dall'assemblea cittadina del Correnti in poi tutte le assemblee degli studenti sono espresse in un modo che io giudico positivo, sia nei contenuti politici, sia anche nell'atteggiamento assunto rispetto alle forze dell'autonomia operaia. Dirò di più, credo che questa democrazia del movimento va salvaguardata e va difesa anche nella sua iniziativa politica. Io credo che in questo senso è decisivo, è l'esperienza che il 18, anche se è cominciata a realizzare, non è la prima volta per fortuna, che le scuole, per esempio, in quell'occasione, al di là di quanto qualcuno poi ha cercato di dire, sono arrivate a quella manifestazione anche cercando di prepararsi sul terreno di una concezione dell'autodifesa di massa, di un'autodifesa, di una capacità di una risposta politica anche a eventualità di aggressioni del nemico di classe e cose di questo tipo. Esperienze di questo tipo, a nostro avviso, stanno nell'esperienza della difesa della democrazia e dell'autonomia del movimento, perché proprio nella misura in cui il movimento prenderà nelle sue mani anche questo terreno di lotta, e lo sta prendendo, e ciò è positivo, riuscirà a salvaguardare fino in fondo a tutti i livelli la sua democrazia. Per quanto riguarda le altre questioni, io mi permetto di dire questo. Io credo che quando si parla di maschilismo delle organizzazioni, qui vorrei capire che cosa comporta poi questo tipo di giudizio. Io credo che le organizzazioni debbano lottare contro il maschilismo al loro interno, nella battaglia ideologica, nella battaglia politica, perché la liberazione della donna è uno dei contenuti decisivi della liberazione di tutto il proletariato. Credo che però, se quando si parla di maschilismo delle organizzazioni si insinua un discorso che io vorrei accennare anche rispetto a loro, ampliandolo su quella concezione del mondo, di quella concezione ideale che i compagni prima sottolineavano, e cioè che la violenza è di per sé maschilista, ad esempio, e ciò è un contenuto che io rifiuto sulla base di quel giudizio politico che ho espresso in un intervento precedente, vale a dire, io credo che nella misura in cui la violenza ha un contenuto di classe, io non credo che noi possiamo attribuire a un contenuto di classe proletario della violenza, là dove viene esercitata con quei criteri che io prima cercavo di precisare, possa essere definita come una violenza maschilista, dove questo maschilismo ha una valenza di classe evidentemente ben definita, cioè della borghesia, insomma, cioè di un'impronta di tipo borghese. Quindi da questo punto di vista rifiuto questa impostazione della questione. Ampliando, seppur brevissimamente, sulla questione della concezione ideale, beh, io credo che sia profondamente decisivo questo dibattito, che qui non si è sviluppato in maniera estesa su questo tema, ma che varrà la pena di riprendere e di ampliare, perché oggi, a mio avviso, proprio su questa tesi, su questo terreno della concezione ideale, si va affermando una concezione di cui, a mio avviso, è profondamente portatrice Lotta Continua in quest'epoca, e cioè quella di identificare di per sé nell'organizzazione marginale. Vorrei dire, sarebbe bello, ma non sarà così, perché non sarà possibile spontaneamente, ma in realtà a costo di una battaglia politica su questi contenuti, anche le posizioni e il ruolo che sono esterni e antagonisti rispetto a queste prospettive di sviluppo del fronte di opposizione in Italia. Ok, allora direi che chiudiamo qui, ringraziamo Buni, Saverio ed Enrico, ricordiamo che dalle 18.20 di questa sera abbiamo trasmesso un dibattito sui recenti avvenimenti a Milano, recenti avvenimenti violenti, abbiamo cercato di spostare il dibattito certamente sul generale per non soffermarci su fatti particolari.
Ricordiamo che Lotta Continua non ha voluto partecipare al dibattito, ci ha fatto anche pervenire un comunicato che abbiamo trasmesso in apertura della discussione. Ricordiamo che venerdì alle 19.10 ci sarà un dibattito nell'ambito della trasmissione Repressione contro Informazione, un dibattito cui parteciperanno compagni dell'area dell'autonomia operaia e di Lotta Continua. Questa trasmissione di oggi invece è stata registrata da Radio Regione e Radio Radicale, che manderanno la trasmissione in differita tra poco. Radio Milano Libera invece era collegata in ponte direttamente con noi. Ringraziamo per l'ascolto, fra poco il notiziario di Canale 96. Buonasera.